Amici di Android Blog, siamo allo stand Wiko del Mobile World Congress 2014 e con questa gesture vi andiamo a sbloccare il top di gamma della serie Highway e Even. Questo terminale monta come particolarità un processore octa-core MediaTek True octa-core da 2 GHz che rende questo prodotto davvero fluido, complice anche la versione di Android praticamente senza personalizzazioni. Quello che andiamo a vedere è il design particolarmente curato, perché presenta un bordo di alluminio con cui sono integrati gli slot per le SIM, perché è un dual SIM, e il tasto di accensione e spegnimento è del blocco sblocco e quelli del volume. Dietro un pannello in vetro temperato che incornicia anche la camera da ben 16 megapixel con autofocus e flash LED. Ma andiamo a vedere un attimo i menu che sono interessanti di questo terminale. Se riusciamo ad entrare nei setting, quello che vi dicevamo prima sono le smart gesture. Come vedete sono tante le gesture attivabili tramite i sensori dello smartphone. Già che siamo nella versione setting, andiamo a vedere lo storage, che è libero di 2.41 giga come nella memoria interna e 10 nello storage telefono. E vediamo anche qua una voce oscurata con external USB storage, perché probabilmente questo telefono supporta l'USB on the go. Il display è un bellissimo 5 pollici full HD, davvero definito e luminoso. È quindi un 1920x1080. E questo prodotto si colloca nella fascia di prezzo che sarà attorno ai 300 euro, quello che da noi è un medio di gamma, qua è il top di gamma, e quindi non vediamo l'ora di provarlo in modo più approfondito, perché davvero ha destato un grande interesse. E per questa veloce infarinatura del prodotto è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.